primissima scelta e verranno. Allora, oggi siamo qui per questa conferenza stampa del programma 2013-2014 Sinfonica Abruzzese, ma è anche un momento giustamente per parlare del futuro della nostra cultura. Innanzitutto c'è una nuova revisione delle leggi 5 e 15 molto importanti, che appunto contemplano le attività di prosa, di teatro di prosa e dell'attività musicale. Poi c'è in cantiere Musica e Territorio, un progetto che l'assessorato della cultura vuole fare nel prossimo inverno, che vede contemplate anche alcune manifestazioni proprio programmate da Sinfonica Abruzzese e che vuole portare nei teatri minori, che hanno meno possibilità di sentire della buona musica e del buon teatro, appunto portare questa attività culturale delle nostre associazioni maggiori della regione Abruzzo. Quindi penso che sia un cartellone importante, poi c'è ancora questa nuova programmazione con la Regione Marche per rivitalizzare quel grosso progetto dell'anno scorso sulla grande filarmonica adriatica formata dalla Sinfonica Abruzzese e Marchigiana, che vedrà, è vero, calcare i teatri maggiori e più importanti a livello nazionale. Quindi io penso che la Sinfonica Abruzzese sia una vera e propria istituzione, vanto e punto d'eccellenza della cultura abruzzese.